I veleni nel canale Fosso Imperatore vengono scaricati di notte. Lo hanno accertato i tecnici del consorzio di bonifica quando a settembre hanno effettuato i prelievi per le analisi biochimiche. L'acqua che arriva nella condotta killer è calda, quindi significa che proviene dalla lavorazione industriale, ma è anche piena di inquinanti come cloruro, acido nitrico ed altre sostanze pericolose. Non la scrivi, però comunque è un indizio, nel senso che se l'acqua allo scarico è 36 gradi, significa che allo scarico nel canale, significa che alla fonte è almeno 50-60 gradi, perché durante il percorso ovviamente quest'acqua si raffredda. Quindi se c'è acqua calda, evidentemente c'è un'attività industriale che utilizza acqua calda. E poi altro indizio fondamentale è che quest'acqua cambia colore spesso. Abbiamo delle foto fatte di giorno, la mattina presto, in cui l'acqua era verde, altre foto in cui era blu cobalto, altre foto, l'ultima che abbiamo fatto, era addirittura bianco latte. Quindi tutti questi dati anche visivi che noi abbiamo riscontrato vanno presi in considerazione nell'accertare le fonti inquinanti. E comunque c'è il dato, diciamo, dei poli fecali che deve fare rispetto. Cioè non vorrei che a monte nella nostra rete dell'area industriale ci siano delle emissioni anche di abitazioni, di insediamenti residenziali. Come ho detto prima, praticamente. Il sospetto dunque è che ci siano una o più fabbriche pirata che scaricano di notte gli scarichi della loro produzione. I rappresentanti del COIFIM, il consorzio degli imprenditori dell'area industriale, si sono tirati immediatamente fuori. Noi non inquiniamo, hanno ribadito. Il tavolo tecnico era stato convocato dal sindaco Manlio Torquato dopo la revoca del nulla osta idraulico fatta dal consorzio di bonifica, pressato da anni dai residenti della zona, costretti a vivere in un ambiente inquinato, e dalle associazioni ambientaliste che hanno anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica. All'incontro non c'era nessun rappresentante del comune di San Valentino Torio, amministrazione che ha chiesto più volte, per salvaguardare la salute dei propri cittadini, la chiusura della condotta. Alla fine si è deciso di effettuare una mappatura reale delle condotte che viaggiano sotto l'area industriale. È stato anche chiesto al consorzio la revoca totale o parziale del provvedimento per consentire alle fabbriche di poter lavorare ed ancora indagini per verificare la presenza di chi scarica illegalmente. C'è l'ombra infatti di laboratori gestiti da extracomunitari, cinesi compresi. Molte aziende mi chiedono come dobbiamo fare, come bisogna svolgere questa cosa. Ragazzi, al momento io non ho la soluzione, smaltite con gli automezzi, però giustamente i costi sono elevatissimi per questa cosa. Senti, l'altro giorno ho incontrato anche il commissario del consorzio di bonifica che ha fatto questo provvedimento. Che è venuto fuori dall'incontro? Mi sembra niente di che. No, diciamo, l'incontro con il presidente D'Angelo è stato propositivo perché è una persona molto disponibile, ha detto la loro massima disponibilità sull'argomento. Infatti stamattina, strano, ma non lo vedo presente al nostro tavolo. Noi industriali, già come fatto pure attraverso un comunicato stampa, riteniamo di essere vittima di un'ingiustizia. Tuttora c'è una conferenza di servizi in corso dove constatiamo l'assenza, seppur invitati a questa conferenza, da parte del presidente del consorzio di bonifica e dell'amministrazione di San Valentino Torio, quest'ultima mandante e l'altra esecutore di un atto di diniego degli scarichi di acquerefole.